Amiche e amici di Daily Basket, l'ultima legione è tornata, fuori dal tempo, fuori dallo spazio, temporaneamente siamo tornati nello spazio. Siamo la Trentino Basket Cup, che l'evento non lo fa capire. Grazie alle vostre mail e comunque dei messaggi che ci esortano a chiamare sempre Oscar Rini, Tony Capellari e Eva Pedrazzi, il nostro grande maestro che salutiamo. Lei Oscar di Gombo sulla pendina. Terra di Rosalicchi. Ad alimentare il fuoco della regione. E lo salutiamo. Dunque, le prime indicazioni della nazionale che si è ritrovata negli uffici fiscali, che aspetterà l'Europeo il 20 luglio e tra la fine di inizio agosto ha effettuato i primi test. Oscar, che cosa possiamo dire con una formazione così agli inizi e senza i nostri cavalieri NBA Mattiasi? No, non si può dire niente all'inizio di nessun tipo di preparazione perché sarebbe da presuntuoso. Ci si può arrabbiare un po' guardando atteggiamenti di giocatori che devono conquistarsi il posto, che non lo hanno di sicuro, perché ci sono quattro che devono stare a casa. E allora pensavamo, mi illudevo di vedere dei giocatori con un altro tipo di faccia, perché contro l'Austria, una squadra che magari dice, avrebbe fatto fatica con l'Agrigento, o con Torino nel finale della Golden Cup, sicuramente con Pesaro e con Caserta nel nostro campionato, hanno fatto una figura modesta, non ha segnato neanche 70 punti. Cioè, voglio dire, ci si arrabbia un po' davanti all'atteggiamento di certi giocatori che dovevano venire qui con la ferocia per dire prima di lasciarmi a casa devi pensarci, invece stanno agevolando il compito, magari pianeggiare contento, io non credo. Però è anche un tipo di mentalità che abbiamo nel nostro basket, l'abbiamo vista anche nelle nostre squadre giovanili. C'è qualcosa che c'è. Un under 20 e anche quello sotto. Certo. Ci hanno deluso molto, quindi qualcosa. Il microfono sta girando nella placca italiana e non vorrei che si abbassasse tutto il sistema, perché se comincia con questa superficialità. Petrucci ha detto abbiamo tanti numeri uno, ma se abbiamo tanti numeri uno e la palla è una sopra è difficile andare avanti così. Tony, condividi il pensiero di Oscar. E se non condivido lo mando via. E allora sicuramente condividi il pensiero di Oscar e Neri come sempre. Sì, è una nazionale, come dice, sono tanti numeri uno, tante persone che vogliono fare le stelle, mancano i cosiddetti operai, quelli che fanno tutto il lavoro sporco. Speriamo di trovare in più, secondo me, direbbe il vecchio Peterson, una squadra senza Peterson, senza playmaker, di strada nella porta. Teoricamente però non abbiamo né Pino né playmaker. Vedi un Cosina sotto. Cosina non è il livello europeo alto e lo stesso Cenciarini è solo. E abbiamo già visto il campionato che ha giocato benissimo, però alla fine era scoppiato e gara 7 ha giocato così proprio per stanchezza. Non lascio. Oscar, di fronte a te il calendario dell'Europeo, siccome siamo fuori dal tempo, trasliamoci nel tempo, siamo a settembre, abbiamo i nostri giocatori ieri, c'è questa nazionale con un mese in più, ma la parola vincere è stato un azzardo da parte di Presidente Lucio. No, non è un azzardo, è un desiderio e una necessità, perché non possiamo continuare a dire abbiamo la squadra. Non so chi ha inventato questa teoria che questa è la nazionale più forte di sempre. Io credo qual è la nazionale più forte che tu hai visto? No, tanto le nazionali più forti che abbiamo visto sono quelle che hanno vinto, cioè quella di Tanevic a Parigi, che poi si è giocata a Sydney la medaglia che aveva in tasca. Per i peccati che continuano a ripetersi e sono ripetuti in seguito per invasioni di territorio e naturalmente le due squadre di gamba, di Mosca e di Nantes, è inutile stare a discutere, poi dopo puoi dire, però quelli hanno dei risultati. Questa qui ha i numeri, ha gli uomini, però prima di dire abbiamo la squadra più forte di sempre è soltanto per illuderci e se vogliamo vivere di illusioni. Come diceva il tenente Lo Russo nel film Mediterraneo, chi vive sperando muore, non si può dire. Esatto. Tony, alla massima espressione della sua potenzialità, questa nazionale come può arrivare con i pretoriani? Ma innanzitutto deve passare il girone. Il girone è la prima partita, è già una partita determinante perché con la
Turchia si gioca all'ingresso, perché passano le prime quattro, direi che o battono la Turchia o battono la Germania, altrimenti diventa tutto più complesso. Poco più di un mese fa, gara 7 Reggio Emilia, Oscar, Sassari vince lo scudetto. Il Vede Pasto sono divertiti quest'anno. Beh, al consenso di poi è stato uno scotto meritato, quello di Vino Sacchetti e Stefano Sarda. Assolutamente meritato, perché ci hanno sorpreso, ci hanno ridato qualcosa che avevamo perduto, cioè l'ansia di dare una partita senza sapere quale sarebbe stato il perdente. Ci hanno dato la possibilità di scoprire nuovi mondi, di vedere che il basket non gira soltanto intorno alla ricchezza, ma deve ancora girare intorno ad altre cose. Io devo dire, è stata una finale rivoluzionaria dal punto di vista psicologico, perché ci ha portato nel mondo che vorremmo vivere sempre. Siena è stata una grande dominatrice, però alla fine aveva staccato. L'avvocato Corelli, che ha puntato la Lega, ha portato la grande Virtus, ha detto: io non vorrei mai vincere troppo. Vorrei vincere, ma questa frase io non vorrei mai vincere troppo. Perché a parte di uomini che fosse da essere. Perché la gente se non c'è l'emozione, cosa vai a vedere? Oscar, due tiri di Cicciarini in gara 6 che avrebbero potuto dare sul pareggio, come ha detto giustamente Ferrari, quando ti tirano il collo e dopo vedi anche doppio sul campo. Quindi purtroppo per lui. Non aveva più le gambe, non davano più quello che la testa avrebbe voluto. Questo è stato il loro dramma. Anche qui, se le cose sono girate, la stessa Sassari, se ripetono 10 volte l'azione che ha eliminato Milano, magari non lo. Tony, tu hai fatto fuori quella sera, come eravamo noi, ma perché Milano? Anzi, ma secondo me è stata una partita, una serie molto vicina, e ahimè Milano tutto l'anno ha giocato bene le partite che non portavano nulla, ha giocato malissimo le partite che portavano. Vedi Supercoppa, vedi finale di Coppa Italia, vedi gara 7. Gara 7 sono andati in sciambola, come si suol dire, lo stesso Vanni, gli ultimi due quarti ha gestito la squadra in maniera non condivisibile, e dall'altra parte c'è stata una squadra che ha gestito benissimo tutto il pallone, tutto il gestito. E vorrei aggiungere una cosa: quando Oscar ha citato Corelli diceva una cosa. Torniamo alla ragazza di 20 anni, Gianluigi Corelli, storico presidente della Bologna, indietro. È stato uno dei fondatori, dell'ULEP, certo. E perciò è stato un grande dirigente sportivo, consigliere federale, è stato un uomo di grandissimo livello. E lui diceva, tra le altre cose, la pallacanestro per crescere deve vincere ogni tanto Milano e Roma. E le attuali situazioni di Roma saranno un vero dramma per la pallacanestro italiana. Facciamo un gioco. Due acquisti, forse queste facciamo. Due acquisti della scorsa stagione olimpica che Toni Cappellari non avrebbe mai fatto, due acquisti della stagione olimpica 2015 che Toni Cappellari avrebbe sicuramente fatto. Beh, della stagione scorsa uno è facilissimo, che è Greggia. Io non so chi ha comprato Greggia, perché era uno da chiudere lo spogliatoio di Cappellari chiaro. Su quell'altro c'è James. Ma io dico più Rada, perché pensavano di prendere un playmaker e invece hanno preso una guardia. Bastava andare qualche volta accanto a vedere le partite e si sarebbero resi conto che Rada era una guardia. Quest'anno? Quest'anno io avrei preso tutti i soldi, li avrei messi sul tavolo e avrei cercato di convincere da Tome a venire a Milano. Tome avrebbe permesso di fare una svolta. È un giocatore italiano, è un ragazzo stupendo, sarebbe potuto diventare l'idolo della città di Milano. E invece un leader però è chiaro, insomma. Non lo metto in dubbio, però io sto parlando di Datome. Datome per me è un giocatore
se io fossi stato dirigente sarei andato lì fuori di casa sua e non mi sarei mosso finché non mi metteva la firma sul contratto. Adesso sono più ma io il telefono, i fax, gli agenti, perfetto. Io andavo fuori di casa sua, che per altre cose non era un posto bruttissimo, e mi mettevo lì e stavo lì ad aspettare. Oscar, questa Milano ti piace, ti convince, ti dà dei dubbi? No, in questo momento non si può dire niente perché è una squadra effettivamente, lì sì, sono molti mediani, creata e costruita intorno all'Alessandro Gentile, c'è sempre il rischio che costruire intorno a un solo giocatore, questo giocatore poi deve essere sano tutta la stagione, deve stare bene tutta la stagione, sia fisicamente che mentalmente, per cui su questo ho sempre avuto i dubbi, però mi fido di Repica, non è certo il primo venuto, è uno che conosce i suoi polli, conosce tutte le situazioni. E anche il pollo. E anche. Quindi, Sassari ti piace, Oscar? La nuova Sassari cambiata per 4 quinte. Va bene, adesso siamo davanti al mistero, perché anche la Sassari dell'anno scorso, che era cambiata totalmente, tutti hanno detto, ma sarà più forte dell'anno prima, mancano i winner. Poi è stata una parte centrale della stagione, di cui lo stesso Sacchetti ci diceva che li dico, fosse vicino al divorzio con Santara, per cui molte cose si sistemano durante il cammino e adesso parlare della nazionale adesso è da presuntuoso. Noi possiamo soltanto dire che siamo irritati davanti all'atteggiamento, ma tra un mese potremo dire cos'è questa nazionale e dovremo aspettare ancora di più per sapere come sono le altre squadre, perché qui il campionato di calcio tu vedi ogni giorno il precampionato, persino la Sampdoria ne parlavano poi ha preso 4-0 da Toni, Reggio Emilia e Venezia cambiano molto meno con Reggio Emilia trazione italiana. Reggio Emilia, da Germania, buona costruzione di rosso secondo te? Secondo me la Salda e Progini hanno fatto di nuovo una squadra eccellente, credono gli italiani, continuano gli italiani. Ci arriva un buon centro del Salda. Perfetto. Venezia ha cambiato pochissimo e sicuramente Recalcati riuscirà a mettere a posto la squadra e sarà sicuramente di un livello. Chiudiamo la regione con la cosa più impossibile che Peterson non faceva mai, intelligentemente incentivare. Pronostico di Oscar Redini della nazionale 2015 a Diaporto di Berlino di Lima. Secondo me arriviamo nel primo quarto del girone, abbiamo terzi o quarti nel nostro girone e dopo con questa formula si può andare bene, si può andare male. Il girone lo passeremo. Secondo me sì, perché se la Germania è vero che mancano tre pedine importantissime, quelle che abbiamo visto a Trento, fa quasi dovrebbe preoccupare più poco di noi. Però, e poi per quanto riguarda la Turchia, anche loro non è se sono così solidi dal punto di vista mentale, bisogna vedere come vengono fuori da questa mischia. Purtroppo la Turchia la incontri nella prima partita, perché è dalla seconda, quando va male o va troppo bene la prima, che si creano dei problemi. Le grandi squadre, i grandi allenatori li vedi, quando hai perso una partita o quando c'è da tenere le ali basse per andare avanti nella cosa. Per cui la situazione è sempre così. Pianigiani a capo di Istria ci ha fatto vedere il massimo con quello che aveva, anche se il direttore di Discreto mi critica, però adesso se i tre, perché questi tre della NBA, a parte Gallinari che quest'anno è stato, ma gli altri due, anche lo stesso Berlinelli, sono i più sponte che era un credo. Toni, pronostico, passiamo al girone. Per me passiamo al girone e porteremo molto. La regione vi saluta, la regione torna, ricordatevi, la regione non spegne mai il fuoco. Alla prossima.